Intanto vi ringrazio per esserci, ringrazio soprattutto i coniugi Lanzi per il grande impegno che hanno messo fin dall'inizio per realizzare questa opera doppia, cioè sia del convegno che della mostra delle icone. Il mio titolo è come quando eravamo piccoli che davano i temi liberi su Eucaristia e Icona, si potrebbe scrivere qualunque cosa, lo voglio sottotitolare, si potrebbe chiamare in realtà così possibilità di collocazione delle icone nella tradizione latina, questo forse è ciò di cui parlerò un po'. E, è chiaro che per i limiti del tempo mi muovo nella logica del flash fotografico, quindi faccio dei brevi approfondimenti, forse a qualcuno sembrerà che salto da una parte all'altra, ma è un po' dato all'intelligenza di ognuno mettere insieme queste cose che dico per vedere di fare poi un quadro complessivo alla fine. E parto con una prima menzione al grande scontro che è avvenuto nell'VIII secolo con la crisi iconoclasta che si raccoglie essenzialmente attorno ai pronunciamenti del Concilio iconoclasta di Eria, poi nell'Oros definizione del Concilio Niceno II e poi anche la menzione del Concilio di Francoforte del 794. Mi sembra quello un primissimo nodo per capire questo tema Eucaristia e Icona. Anzitutto quando parliamo del Concilio Niceno II, che come sappiamo è un po' l'ombelico di tutte le nostre questioni, è bene che abbiamo anche presenti quali icone ci fossero in giro a quei tempi, perché forse abbiamo una conoscenza diffusa delle icone senza capire che ci sono scuole, ci sono stili e fra di loro sono veramente molto molto diverse. Ecco, questa icona del Sinai, il Cristo del Sinai del VI secolo, l'Apostolo Pietro del VII secolo, sono probabilmente le icone delle poche rimaste che ci danno anche un'idea di quello che vedevano i padri quando discutevano se era possibile ammettere al culto le icone oppure no. E ci sono questi testi che ho rivisitato, soprattutto questo del Concilio Iconoclasta di Eria, perché ha un vocabolario sorprendentemente moderno, ma sorprendentemente vicino ai temi di cui tratto io, cioè Eucaristia e Icona. Sentite cosa dice qua il Concilio Iconoclasta di Eria. Istituì l'Eucaristia perché non c'era altra forma o figura sotto il cielo da lui voluta che potesse rappresentare la sua incarnazione. Questa è perciò l'icona vivificante che può essere fatta onestamente e correttamente, cioè l'Eucaristia. Al contrario, l'ingannevole nome delle falsamente chiamate icone non si trova nella tradizione di Cristo e degli Apostoli e non c'è preghiera che la santifichi o possa trasformarla da cosa comune a cosa sacra. Rimane cosa comune e priva di valore come il pittore che l'ha fatta. Questa è una prima menzione che volevo fare. Poi citiamo, faccio la citazione, quella più nota che tutti noi conosciamo, del Costantinopolitano II nell'Oros, nella definizione, che dice così sulle icone: infatti quanto più frequentemente queste immagini vengono contemplate, tanto più quelli che le contemplano sono portati al ricordo e al desiderio dei modelli originali e a tributare loro, baciandole, rispetto e venerazione. Non si tratta di vera adorazione, ma di un culto simile a quello che si rende all'immagine della croce, ai Vangeli e agli altri oggetti sacri, onorandoli con l'offerta di incenso e di lumi, secondo il pio uso degli antichi. Qua viene introdotto un concetto molto importante, quello che traduciamo noi popolarmente nella differenza fra sacramento e sacramentale. Ricordiamo sempre che il Concilio Costantinopolitano II si avvale delle categorie medio-platoniche dell'analogia di partecipazione, per cui le due cose sono da leggersi in continuità e non in discontinuità. Il sacramento, come in un modo minore, si traduce per partecipazione nel sacramentale, ma le due cose non sono in antitesi, ma invece sono da leggere in continuità. Un altro testo che si cita molto poco è la reazione al Concilio di Francoforte dei teologi di Carlo Magno di fronte alla definizione del Concilio Vaticano II. Loro affermano che sulle icone, con quella formula tecnica, dicono che nec adorare nec frangi, cioè non sono da distruggere, cioè non sono iconoclasti fondamentalmente.
e nec frange, ma neanche in un qualche modo sono da distruggere, stanno in una posizione intermedia, che vediamo un po' qual è secondo loro. Infatti dicono: noi non disapproviamo nulla circa le immagini se non l'adorazione. Poi sappiamo che questo termine è stato tradotto erroneamente dal greco al latino. In effetti permettiamo che nelle basiliche vengano poste immagini dei santi non per adorarle, ma per memoria delle loro vicende e decoro delle loro pareti. E mi sembra che qui Menozzi, nel suo testo, che è un'analogia miliare sui nostri temi, riassuma forse in modo troppo sintetico ma estremamente chiaro, e dice così: a Francoforte si conferma la teoria già suggerita nei libri carolini, in cui vi è un primato della parola sulla immagine che attribuisce all'imago una funzione puramente didattica. Allora qui vedrete che nascono in un qualche modo tre grandi posizioni. Al centro la posizione moderata, che è quella che si farà strada del Concilio Niceno II del 747, che è la grande base di testo per tutta la nostra scienza e tutta la nostra ricerca. Dall'altra parte la strada dell'iconoclasmo, cioè il mettere l'Eucarestia in assoluta contrapposizione con l'immagine e con l'icona, e questa che è tutto sommato la via media occidentale, dove l'Eucarestia mantiene il suo primato in maniera separata in un qualche modo dall'immagine, alla quale appunto viene attribuita una funzione, non direi puramente, ma didattico-narrativa. Questo direi che è il primo grande snodo che ci permette di comprendere i nostri temi. Ecco, mentre il percorso in Oriente, poi dal Niceno II, scusate, questo Vaticano mi viene ma lo dimentico subito, dal Niceno II in Oriente ha avuto nella storia, non attraverso assestamenti indolori, un percorso che è assolutamente leggibile, che posso riassumere un po' in questo modo, vedete, dove i sacramenti e i sacramentali vengono intesi secondo la partecipazione degradante dell'essere, quindi essenzialmente una lettura in continuità, non conflittuale. Le icone percepite come finestre sull'infinito che seguono la lezione della definizione del secondo concilio di Nicea. Poi si va avanti con la creazione dell'iconostasi attribuita alla Russia nel XIV secolo, dove vi è un ruolo ben preciso dell'icona all'interno dello svolgimento della liturgia e una sorta di prolungamento sacramentale nelle abitazioni con la presenza dell'angolo bello. E qui in una breve carrellata vediamo dove sono collocate normalmente le icone. Vedete qui per paradosso sono messe all'esterno della chiesa, per dire che sono finestre qui che ci permettono di leggere che dentro il luogo di culto noi abbiamo che cosa? La presenza di Dio. Oppure ancora in questo schema ancora più preciso, dove vediamo la tripartizione della chiesa ortodossa in santuario, navata e nartece, dove soprattutto vi è la presenza dell'iconostasi, come avevo già fatto notare, che separa il santuario dalla navata, dove le icone soprattutto si presentano sia durante la celebrazione ma soprattutto al di fuori della celebrazione liturgica come vere e proprie finestre che danno un aggetto su ciò che è invisibile. Poi ancora nel prolungamento che dicevamo, quello dell'angolo bello, nelle case i fedeli hanno un senso ben evidente della presenza di Dio attraverso queste piccole immagini che vedete possono essere in genere quelle del Cristo, della Madre di Dio, dei santi patroni, dei protettori, degli angeli, che danno un senso di presenza di Dio sacramentale nella casa dove il fedele vive. Ecco, questo primissimo percorso, vedete che è fatto a flash fotografico, ci fa notare che in un qualche modo questo rapporto, quindi fra Eucarestia o liturgia celebrata ed esistenza e teologia delle icone, nella Chiesa ortodossa nel tempo si sono via via sistemate attraverso una logica coerente che implica la costruzione del Tempio, il suo funzionamento, l'iconostasi e l'angolo bello. Ecco, queste cose direi stanno tutte in una precisa continuità e quindi direi che il loro sistema funziona anche oggi, non hanno spaccature o dispute su questa cosa, almeno non così evidenti come abbiamo noi in Occidente. Ecco, vediamo invece che cosa è successo in Occidente. Direi che le cose effettivamente grandi sono avvenute in un tempo breve abbastanza identificabile, diciamo fra Lateranense IV, 1215, e l'istituzione della festa del Corpus Domini, 1264. Sono circa una cinquantina d'anni, non moltissimi anni.
La primissima cosa è stata la decisione di acquisire, dopo lunghissimi trascorsi con esiti incerti, la decisione di acquisire le categorie metafisiche di Aristotele, arrivando alla definizione di transubstantiatio, che questa è precedente questa epoca, ma direi che viene definita nella Terranense IV nel 1215. Questo che cosa ha portato? Ha portato soprattutto a leggere il sacramento e il sacramentale come espressione a partire dalla realtà trasformata, quindi in un qualche modo si vede qui la discontinuità. L'Eucaristia è il sacramento per eccellenza, mentre invece i sacramentali sono, come dire, un'edizione minore rispetto al sacramento dei sacramenti che è l'Eucaristia, e questo direi che cambia moltissimo i rapporti. Andando ancora avanti, qui mi avvalgo di alcune sentenze che ho preso da questo ultimo testo pubblicato nel 2015 di questo teologo Hoping, Il mio corpo dato per voi, della Queriniana, che mi sembra sintetizzare molto bene attraverso frasi miliari questi concetti. Lui dice così: a partire da questo, per il primo Medioevo l'ostia consacrata era la presenza di Dio per antonomasia e la materia salvifica in assoluto più efficace. Ancora, durante il Medioevo il bisogno di vedere il sacramento dell'altare era presente anche al di fuori della celebrazione eucaristica. Al posto della comunione sacramentale, nel pieno Medioevo si sostituì una profonda devozione eucaristica visiva. E ancora, l'Eucaristia non viene più considerata tanto come cibo eucaristico, ma in primo luogo come oggetto di una speciale venerazione e adorazione. Così l'elevazione dell'ostia nella messa diventa per molti il momento in cui la celebrazione eucaristica raggiunge visibilmente il suo culto. E poi dopo, come dall'altra parte vediamo, in seguito alle visioni di Giuliana di Montcornillon, una monaca che abitava in una zona vicino a Liegi, e fu inserita prima nella sua diocesi questa festa del Corpus Domini, elevata nel 1264 a festa per la Chiesa Universale. Ecco, traducendo in immagini questa affermazione molto forte che abbiamo letto, le potremmo vedere testimoniate attraverso queste immagini. Qui vedete il miracolo eucaristico di Bolsena e Urbano IV che si reca in visita alla città e guarda il corporale, questo nel 1264. Quindi qualcuno infatti dice che le visioni di Giuliana di Montcornillon sono andate in un qualche modo ad intensificarsi sul pensiero del Papa attraverso questa intensificazione, appunto, che il miracolo di Bolsena hanno portato all'istituzione della festa del Corpus Domini. Ecco, con questo altro collage invece ho voluto mettere insieme quelle altre cose che abbiamo visto, cioè l'idea dell'adorazione eucaristica dopo la celebrazione liturgica. Per chi conosce un po' la spiritualità orientale, lo svilupparsi della liturgia orientale, sono cose che effettivamente colpiscono molto. Pensare come sia stato possibile che ad un certo punto, dopo la celebrazione eucaristica, sia andata avanti in questo modo la venerazione, l'adorazione attraverso l'ostensorio, attraverso addirittura l'adorazione eucaristica. Poi soprattutto all'interno della celebrazione, come vediamo in quella miniatura in alto, c'è un momento soprattutto nella celebrazione liturgica di estrema intensificazione, cioè il momento in cui il sacerdote eleva l'Eucaristia e la presenta al popolo. Ecco, queste immagini le possiamo vedere tradotte perché ci fanno capire anche come nel nostro Medioevo vi era un accordo in un qualche modo fra immagine che non è più icona e Eucaristia nel momento dell'elevazione. Soprattutto lo possiamo vedere attraverso queste due immagini fra le mille che potevo scegliere. La prima è del 1440 di Roger van der Weyden, adesso ad Anversa, il politico dei sette sacramenti. Spingete lo sguardo in fondo, vedrete quel sacerdote che eleva l'Eucaristia nel momento appunto culminante della celebrazione eucaristica, ripreso poi circa 180 anni dopo, sempre da un pittore olandese, e vedete lì tutti gli altari laterali con un sacerdote che sta celebrando. Ecco, vi sarete accorti che dietro l'altare a muro è presente o una scultura o un retablo. Questo è molto molto importante perché ci fa capire la funzione, vedete, ancillare ed ausiliaria dell'immagine, che soprattutto nel momento dell'elevazione fa leggere in un qualche modo un raddoppiamento
nel senso di una didattica che si vuole esprimere fra il sacramento che si vede e la pala d'altare che vuole esprimere una realtà a supporto di quello che l'occhio vede attraverso l'elevazione dell'Eucaristia. Ecco, per forzare estremamente i termini, qui prendo un esempio molto caro al professor Timothy Verdon, che anche a me ha aperto, direi, delle piste di riflessione. Quando andiamo agli Uffizi e vediamo l'affresco di, scusate, il dipinto di Sant'Anna Metterza, mai penseremmo che questa immagine in realtà nasconde questa evocazione molto forte, dove vedete nel riquadro a destra la Madonna prende il polpaccio e il ginocchio e la gamba del bambino per impastarne pane. Se a questa immagine voi sovrapponete il sacerdote che sta celebrando a muro nel momento in cui c'è l'elevazione dell'Eucaristia, vedrete proprio un perfetto accordo in un qualche modo in cui l'immagine spiega l'elevazione e l'elevazione spiega l'immagine. Che cosa succede nel momento dell'elevazione? È la Madre di Dio, la Chiesa, se volete, che trasforma il pane in corpo di Cristo. Quindi vedete come queste immagini in un qualche modo non hanno quella pregnanza che noi conosciamo e quell'accordo che esiste fra l'icona vera e propria e la celebrazione liturgica, ma il nostro Medioevo e anche il primo Rinascimento ha goduto di questo accordo, di questa forza fra l'immagine e l'Eucaristia. Andiamo ancora avanti con questo caso emblematico che ci fa un po' capire cosa è successo nelle nostre chiese in questi periodi. Vedete, ve l'ho dato dal 1311 al 1506. Duomo di Siena lo conoscete tutti, se ci andate attualmente non si presenta sicuramente come nel 1311, in cui capitò questa cosa molto importante, anche molto cara per i nostri amici iconografi, cioè per noi che dipingiamo. Vedete il traduttore dall'italiano quanti errori ha trovato nel senese del 1311, non sto a leggerlo, dice una cosa molto molto importante, che è questa: la pala dipinta da Duccio come altare per pala d'altare per l'altare maggiore fu portata processionalmente e seguita da tutta la cittadinanza, addirittura gli fecero fare anche un giro della piazza del campo, dice, come si fa per il palio, e con grande acclamazione del popolo fu portata sull'altare maggiore, e lì in un qualche modo l'autore stesso fu in un qualche modo intronizzato come autore di una meraviglia. E questa pala d'altare ha resistito in quella posizione per circa 200 anni. Poi ad un certo punto, dove conviveva con che cosa? Con la celebrazione dell'Eucaristia, in cui si ricordava appunto che quel bambino in braccio alla madre era lo stesso corpo di Cristo che diventava realtà nel sacramento dell'Eucaristia, di cui ci si cibava e presente nell'elevazione. Ma ad un certo punto, ecco qua la vediamo nel rendering a Photoshop, come si presentava la maestà di Duccio. Sapete che è anche un tergo molto importante con tutte le scene della passione, della morte e resurrezione di Cristo. Qui vediamo un sacerdote che celebra a muro, e quindi immaginiamo sempre l'evocazione per il popolo fra l'Eucaristia elevata e questo bambino che diventa carne in quel momento e si offre come cibo per i fedeli che sono lì alla celebrazione. Ma ad un certo punto nel 1506 hanno tolto la pala di Duccio. Qui è successo qualcosa, vedete, si è ritenuto che questo schema non fosse più opportuno, era diventato obsoleto, e quindi la pala è stata rimossa, quella stessa pala che era stata portata con così grande pompa, ed è stato messo al suo posto uno dei primi veri tabernacoli, che non è quella contrazione un po' banale che noi abbiamo nell'epoca barocca del tabernacolo incassato nell'altare a muro, ma guardate la poesia e la straordinaria potenza di questa immagine, dove il vecchietta fa questo scrigno innalzato in cielo, contornato da quattro angeli, che ci ricorda appunto che l'Eucaristia è il pane degli angeli che viene dato all'uomo. E vedete come quindi a un certo punto qui succede che addirittura l'immagine viene in un qualche modo bandita dall'altare maggiore per mettere al suo posto l'Eucaristia custodita, in una sorta di piccolo paradosso, perché c'è la celebrazione eucaristica dove il pane comune diventa pane eucaristico
di fronte alla presenza di un pane che è sempre eucaristico. Infatti gli ortodossi di fronte a queste cose storcono sempre il naso perché i conti non gli tornano. Ma io ho voluto fare un po' un'analisi impietosa del nostro percorso occidentale per far vedere che effettivamente alcune cose che un po' non ci stanno ci sono, e forse è bene fare degli esami di coscienza in sede ecumenica. Ecco, poi addirittura abbiamo avuto delle derive manieristiche di diversi livelli. Guardate solo con i vostri occhi, per esempio guardiamo questa pala d'altare adesso a Vienna del Parmigianino, immaginate qui un'eucaristia celebrata e mi dite l'occhio da che cosa è attirato. Questo è l'inizio di quella che noi chiamiamo l'arte per l'arte. È qui chiaro che l'occhio è talmente attirato da questo splendido cavallo con i pois in mezzo, no? L'ipizzano, che in un qualche modo la sua attenzione è posta al di fuori della celebrazione che viene celebrata appunto lì sotto. Oppure per esempio guardate questa immagine caricaturale che troviamo nel monastero di Novacella a Bressanone, con questo diavolo che ha due volti, no? Una chiara caricatura, ma immaginate che queste pale sono pale d'altare, con un'eucaristia celebrata e un'eucaristia elevata. O ancora per esempio la famosa pala di Hildesheim di Grunewald, quindi un po' più sottile qua il discorso, vedete che sotto è rappresentato addirittura l'altare con la deposizione di Cristo, e qua sicuramente per esempio per la mentalità ortodossa che è sempre abituata ad avere presente tutto il mistero della salvezza, il circolo morte, resurrezione, ascensione di Cristo, qua vediamo per esempio una troppa intensificazione sul mistero pasquale inteso nel suo aspetto doloroso, nel suo aspetto di morte. E sono proprio state queste le immagini che in un qualche modo possiamo dire hanno portato anche i riformatori a volerle bandire, perché in un qualche modo vedevano una idiosincrasia fra il sacramento che veniva celebrato e queste immagini che non riuscivano più a stare in accordo fra l'immagine e l'eucaristia celebrata. Faccio un'altra menzione, passando davvero di palla in frasca, alle nostre ultime realizzazioni di icone di chiese aniconiche, questa di Fuxas a Foligno, e dove vedete c'è sempre alla fine una rivincita dall'Alex Credendi del popolo che, vedete, non ha resistito, ha messo un tabernacolo, un organo di epoca barocca e un crocifisso, per dire che nella chiesa il popolo rivendica la presenza delle immagini. Ma questo è un altro discorso, per spezzare una lancia per noi iconografi. Ecco, poi invece, mentre c'è stato questo percorso discontinuo, direi, fra eucaristia e immagine che è arrivato addirittura all'aniconismo delle chiese contemporanee, abbiamo invece una pista aurea che è legata alle cosiddette sacre immagini di origine costantinopolitana. Noi ne abbiamo una famosissima a Bologna, l'icona della Madre di Dio di San Luca, che portata probabilmente nel 1135-1160, qui le lezioni si sprecano, comunque si dice che è di origine costantinopolitana, si dice in realtà che è stata dipinta addirittura da San Luca, ma l'idea interessante è questa, cioè che la sacra immagine, a differenza di quelle immagini che sono didattiche, come tutte quelle che abbiamo detto, conserva un aggancio molto molto forte con la definizione del Concilio Niceno II, cioè un'immagine che partecipa di un archetipo celeste. Quindi come l'Eucaristia partecipa dell'archetipo celeste, altrettanto lo partecipa la sacra immagine. Una è un sacramento, una è un sacramentale, ma li leggiamo in continuità. Queste immagini non hanno mai avuto conflitti, tanto è vero che si sono mantenute anche all'interno del tempo. Vedete, per esempio, nel 1603, cito sempre questo esempio, a Bologna avevamo i pittori più famosi dell'epoca, i Carracci, Guido Reni, il Guercino. Non hanno tolto la Madonna di San Luca e hanno messo un'immagine del Guercino sul Colle della Guardia. L'hanno impreziosita con una rizza, prima con la corona del Paleotti del 1603, poi con la rizza d'argento del 1625, l'hanno impreziosita, guardate, allo stesso modo con cui facevano in Russia, in Grecia, con le immagini sacre. Vedete che il percorso più o meno non differisce tantissimo. Se noi attualmente entriamo nella Basilica del Dotti, ci siamo abituati fin da piccoli a vedere in linea, a leggere, vedete il tabernacolo di sotto, sopra l'altare a muro e sopra la sacra immagine della Madre di Dio, e istintivamente noi leggiamo il sacramento per eccellenza con il sacramentale, cioè l'immagine della Madre di Dio,
in perfetta familiarità, senza leggerli in discontinuità o in antagonismo. Quindi noi in Occidente in realtà abbiamo queste due grandi piste, l'immagine narrativa che è discontinua, ma l'immagine cosiddetta sacra immagine che invece è continuativa. Quindi qui, se attingiamo lì, noi iconografi di oggi penso che troviamo un pascolo ben nutrito e consolidato, insomma. Cosa dobbiamo fare noi oggi? Concludo così. Ma anzitutto, e qui ringrazio, io sono un allievo della primissima ora del professor Giancarlo Pellegrini, che mi ha sempre ricordato di non svendere la riscoperta dell'icona. Questo ti ringrazio molto, Giancarlo, per questo. Quindi direi che dobbiamo in un qualche modo sempre tenere gli occhi fissi sul percorso della Chiesa orientale, ricordando che ha moltissimo da dirci. Fra altre cose, anche i nostri teologi più illuminati, per esempio cito il Papa Ratzinger nella sua quarta tesi sullo spirito della liturgia, chiunque conosce veramente in profondità la nostra spiritualità della liturgia arriva a dire che l'immagine in Occidente ritroverà il suo cammino soltanto ricentrandosi sulle tesi fondamentali del secondo concilio di Nicea del 747. Quindi dobbiamo effettivamente, nell'ambito della ricerca di questa scienza così nuova, ricentrarci continuamente su quell'oros che acquisisce le categorie della partecipazione dell'ente, e quindi che dice che in un qualche modo che l'icona partecipa dell'archetipo celeste e in un qualche modo rende visibile attraverso uno schermo di legno la presenza dell'invisibile attraverso la visibilità di un volto. Ma più concretamente, noi abbiamo tante realizzazioni per i luoghi deputati al luogo di culto, cioè collocazioni liturgiche nel possibile accordo fra fare icone ed eucaristie, e poi presento anche una via concreta per la nuova evangelizzazione in base al tema del congresso Eucaristia e Città degli Uomini. Qua mi sono limitato a delle mie realizzazioni. Questa è la chiesa di Don Giuseppe Stanzani. Qui è successo che nel posto in cui c'era lì un tabernacolo, qui nell'aula centrale, ad un certo punto, secondo le norme, è stato fatto un adeguamento per cui il tabernacolo è stato spostato nella cappella diventata feriale. È stata messa una Madre di Dio di Vladimir nello stile occidentale, quindi con una bella cornice, con due angeli di scuola napoletana del Settecento, ma la cosa che si può notare entrando in quella chiesa è che nessuno legge un conflitto. Va ad adorare il Santissimo Sacramento, sente la presenza dell'immagine di Dio là dove vi era il Santissimo Sacramento, senza mai nessuno che si sia lamentato che le due cose non stanno insieme. Quindi vedete come la sacra immagine, se inserita nei nostri luoghi di culto, entra, direi, nella lex credendi del popolo di Dio che celebra l'Eucaristia. Questo è un tabernacolo che ho realizzato io nel 2013 per la chiesa parrocchiale di Pian di Venola. Questo credo che sia uno dei tentativi più riusciti e forse più praticabili che noi abbiamo, cioè mettere l'immagine del Mandilion di Edessa, del volto santo, se vogliamo dire così, davanti alla presenza dell'Eucaristia, dove sacramento e sacramentale si rimandano l'uno all'altro. Questo credo che sarebbe una via estremamente possibile, che si potrebbe eventualmente, chissà, speriamo in un Papa che queste cose le dica, che ci darebbe un'infinità di lavoro, dove tutti i tabernacoli, per esempio, potrebbero avere questa identificazione fra il volto santo, l'immagine non fatta da mani di uomo, e la presenza del sacramento. Qui ancora un'altra realizzazione per un ambone, ma qui passo avanti perché forse un po' fuori tema. Ecco, questo è un ciclo realizzato per la cappella di Maranello con tre immagini di tipo teofanico: l'Annunciazione, la Pentecoste e la Dormizione. Soprattutto mi interessava farvi vedere il tabernacolo fatto con lo stesso schema, cioè il volto santo che dietro custodisce l'Eucaristia. Ecco, concludo dicendo che l'iconografia soprattutto ha una grande parola per la nuova evangelizzazione. Siamo arrivati dove nessun altro qui era mai arrivato. In questa mostra concreta che si svolge al piano di sotto, davanti alla sala stampa e al gabinetto del sindaco di Bologna, abbiamo messo una mostra di icone. Arrivando, sembra di arrivare in una cappella. Soprattutto in questa splendida cornice
stiamo facendo un convegno di icone ad alto livello e fa vedere in maniera molto molto concreta la capacità di penetrazione che ha oggi il discorso sull'iconografia. Se noi qui oggi avessimo fatto un convegno sull'Eucaristia e basta, credo non ci avrebbero neanche fatto entrare, ma in questo modo vedete l'iconografia, l'icona, nella modernità si presenta come uno strumento trasversale, un messaggio che passa e attraversa molti ambienti e molti cuori, per questo è così importante coltivarla. Ancora un'altra menzione che è l'ultima, quest'icona del congresso che trovate nella cattedrale, la cosa che mi ha colpito di più in assoluto è questo mi ha veramente colpito, è stata messa al culto, cosa che mi ha colpito perché non avrei mai immaginato che le persone della curia, compreso Don Massimo Nanni, avrebbero avuto questo coraggio, l'hanno messa al culto, dal giorno dopo immediatamente la gente che non sapeva né leggere né scrivere ha preso i lumini e gliel'ha messi davanti. E questo ci fa capire come ci sia uno straordinario desiderio, è proprio espresso in maniera molto molto evidente qui, per le persone di supportare l'adorazione, la venerazione all'Eucaristia nel Santissimo Sacramento, quindi nella custodia sacramentale, di un supporto che possa aiutare, cioè un vero e proprio sacramentale, così come nasce il sacramentale, perché la fede diventi in un qualche modo più vicina alle persone, si possa arricchire di segni e di significati sacramentali che in un qualche modo non distanziano dalla celebrazione dell'Eucaristia né della sua adorazione, ma in un qualche modo aiutino, diano una spinta proprio per questa vicinanza con l'Eucaristia nell'accordo più preciso che c'è appunto fra sacramento e sacramentale. Ecco, attraverso questa presentazione rapsodica in cui ho voluto cercare di dominare un tema assolutamente incredibilmente grande, ho voluto dare così un mio piccolo contributo facendo vedere che dobbiamo sicuramente operare nell'ambito della ricerca in chiave ecumenica per comprendere quali tesori della Chiesa ortodossa possano illuminare la nostra tradizione e soprattutto direi guardandoci gli uni gli altri a quelle realizzazioni possibili e accettate che sono state eseguite negli ultimi decenni per il culto nella Chiesa cattolica.